Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: emergono nuove indiscrezioni sulla presunta love story di Belén Rodríguez. Dal passato emerge finalmente la verità. La showgirl di origine argentina Belén Rodríguez detiene il primato di colonnine rosa nei rotocalchi scandalistici, e anche nel 2023 ha puntualmente foraggiato gli appassionati di gossip e di paparazzi. Il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, in effetti, si è rivelato piuttosto effimero. I due genitori del piccolo Santiago si erano infatti ritrovati dopo un lungo periodo di pausa, in cui la conduttrice aveva frequentato Antonino Spinalbese, da cui aveva avuto la secondogenita Luna Marie. Da qualche mese, però, l'armonia di coppia sembra essersi incrinata. E se Belén ha rimosso dal suo profilo di Instagram tutte le foto in compagnia di Stefano De Martino, quest'ultimo ha trascorso le vacanze estive lontano da lei, circondandosi di amici e della compagnia del figlio. Nelle ultime settimane, poi, Belén Rodríguez è stata paparazzata al party di compleanno di Ignazio Moser, compagno di Ketchu, Cecilia Rodríguez in compagnia dell'avvenente imprenditore Elio Lorenzoni, e la chimica tra i due ha sollevato in brevissimo tempo una ridda di illazioni in rete. Il rapporto tra Belén Rodríguez ed Elio Lorenzoni, né Belén Rodríguez, né Stefano De Martino hanno prestato il fianco ai pettegolezzi. Tanto meno Elio Lorenzoni, ai margini della presunta rottura. Il giovane si è sinora tenuto accuratamente alla larga da interviste e dichiarazioni ad effetto sui social. I due sono riapparsi fianco a fianco al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ed hanno esibito una complicità spontanea e decisamente consolidata. Gli scatti hanno inevitabilmente aizzato i followers della showgirl, e molti di essi li hanno interpretati come una conferma dei rumors circolanti da luglio. Ma Belén Rodríguez, ben consapevole della propria sovraesposizione mediatica, ha giocato lei stessa con l'ambiguità delle foto, e lanciato una provocazione su Instagram. 1, 2, 3. Scatenatevi! La conduttrice ha aggiunto un inciso chiarificatore alla suggestiva carrellata di scatti in compagnia di Elio Lorenzoni. Ha infatti precisato: ultima foto, 10 anni fa, ed in effetti, nell'immagine in questione Belén ed Elio appaiono decisamente più giovani e molto spensierati, a testimonianza che la loro conoscenza può considerarsi davvero storica. Alla luce di questo dato, molti fan si interrogano. Il rapporto di Belén ed Elio si fonda su un'amicizia disinteressata, oppure con il tempo sono sbocciati i semi di un nuovo amore? Non resta che attendere gli inevitabili risvolti mediatici. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.